Buongiorno ragazzi, benvenuti nel nostro canale. Oggi è finalmente lunedì ed è il primo giorno di scuola di Vanessa e Anastasia. Allora, Anastasia è eccitatissima, mi ha svegliata credo verso le 5 e mezza. Ora sono le 7 meno 10, siamo già... qui! Siamo già tutte sveglie, Vanessa addirittura è anche già pronta. Lei è ancora in pigiama, aspetta di far colazione. Ciao amore! Ciao, buongiorno, sei contenta? Sei super contenta stamattina, speriamo che sia così per tutto l'anno scolastico. Eccitatissima. Cosa vuoi per colazione? Pane Nutella o la briochina? Buongiorno Vane! Nutella. Sei bellissima. E tu fai il mio per cioè. Ok, poi ti preparo il panino per la scuola, vero? Sì. Va bene. Due perché io lo mangio. Pane Nutella. Sì. Io mangio con Nutella. Ok. Ciao amore. Amore, fammi vedere quanto sei bella. Ma sei bellissima, buongiorno, bellissimo amore mio. Hai dormito bene? Ma eravate super eccitate stamattina, sì. Vero? Guardate quanti zaini, sembra che dobbiamo partire per le vacanze. Super eccitate, super felici. Hai già preso l'acqua? Ok, benissimo. C'è anche la tovaglietta. Sì, l'ho vista. Adesso tu vuoi fare colazione? Mangi qualcosina? Mm-hmm. Eh? Poi dobbiamo mettere il grembiule, va bene? Ok. Cosa vuoi mangiare? Non lo sai? Ci pensiamo? La briochina? Pane Nutella? Vuoi una fettina di... Ok. A few moments later. Bimbe, siete pronte? Anastasia ha già messo il grembiule! Mamma mia, quanta emozione questa mattina! Vi voglio vedere da domani se sarà la stessa cosa. Mi piacerebbe tanto che tutto l'anno scolastico sia così. Ci si sveglia presto, si fanno le cose con calma, Tu metti il grembiule adesso che fra un poco andiamo, va bene? Sono le 7:30, noi siamo già pronte per uscire di casa, la scuola apre tra un'ora. Siete stanche? Oggi fino alle 4:30 così sarà un po' dura. Beh, lei alle 2, ma tu 4:30. Comunque tu hai dormito di più di Anastasia. Anastasia si è svegliata alle 5 e mezza stamattina. Va bene. Aspetta, forse riesco un pochino. Vani, vieni. Così, Vani. Così. Uccellino. L'uccellino, l'uccellino. Non è che è un uccellino. Com'è? Così va Vani. Esatto. One hour later. Ragazzi, siamo davanti alla scuola in super anticipo. Ci siamo solo noi e le maestre. Quindi Vanessa, forse hai sbagliato il tuo ruolo oggi. Non fai l'alunna, ma farai la maestra. Come ci si sente, ragazze? Davanti alla scuola? Contente? Sì. Adesso andiamo a prendere lo zaino di Vanessa in macchina. Le macchine ti aprono la portiera. Le macchine? Ti aprono la portiera se vuoi giù. Amore, ma parli tu. Ascolta, no, Anastasia. Ma di qua vive Giulia. Ascolta Anastasia, i tuoi compagni arrivano più tardi perché voi oggi iniziate alle 9, tu sei qui alle 8:30, anzi alle 8, perché è Vanessa che inizia prima, hai capito? Tu non, i tuoi compagni arriveranno più tardi, dopo che Vanessa entra noi abbiamo ancora mezz'ora di tempo per dover entrare, sarà molto lunga questa mattina. Pesantissima. Ti aiuto se vuoi, che poi ci sono soltanto i quaderni, cosa hai messo dentro? È pesante, amo. E sì. Pensa che ci sono tutti i quaderni e i libri delle vacanze. Anche il tastuccio. Piccina, eh? Vuoi che te l'allungo un po'? One eternity later. Ok ragazze, le bimbe sono a scuola, anche Anastasia ha iniziato il suo primo giorno di scuola, felicissima, eccitatissima come non mai, e aspettiamo le 14 che esce e ci racconta com'è andata. 6 hours later. Ragazzi, sono le 14 meno 5 minuti. Tra 5 minuti uscirà Anastasia dal suo primo giorno di scuola elementare e ci facciamo raccontare com'è andata. Buongiorno amore, bentornata da scuola. Com'è andato? Bene. Tutto bene il primo giorno di scuola? Ti sei divertita? Sì. Le maestre sono state brave? Sì. Hai mangiato tutto? Sì. Senti, c'è una sorpresa a casa che ti aspetta e che ti ho voluto fare per il tuo primo giorno alle elementari. Sei contenta? Adesso quando arriviamo a casa tu ti tapperai gli occhi. Va bene? Perché è proprio in vista, ma non l'ho messo via. Ok? Sei stanca, amore? Sei stanca? Sì. Un pochino? Sì. Allora, amore, amore, siamo arrivati a casa, adesso stai tentando di aprire la porta di casa, ma ascoltami, ti ricordo che devi chiudere gli occhi,
Capito? Ok. Piano. Brava! Hai gli occhietti chiusi? Allora, chiudi gli occhietti. Chiudi gli occhietti. Chiudi gli occhietti. Apri gli occhietti. Wow, amore! È bellissimo! Hai visto che è arrivata subitissimo? Sei contenta? E che cos'è la scuola? Le Playmobil. Aspetta, è pesantissima. Oh, come sei forte! Come vai? Finisci in bagno? Fate vedere, fai vedere un po' che bella che è. Hai visto quanti personaggi che ci sono? Ci sono tantissimi personaggi. Ani, non aprirla adesso, aspettiamo Vanessa. Dai, io non posso aiutarti, devo finire. Vuoi vedere solo un pezzettino? Va bene. Merendina per Anastasia. Ani, fai merenda, dai, sollevati, che poi dobbiamo andare a prendere Vanessa, che tra un po' esce da scuola anche lei. Chiediamo anche a lei come è andato il suo primo giorno. Ani, siamo venuti a prendere Vane. Ma cosa ho fatto? Siamo arrivati in anticipo. Ho sbagliato orario, la scuola è ancora chiusa, non c'è nessuno. E quindi ti porto a fare un giretto al parchetto qua di fronte, ok? Guarda Ani, hanno rifatto il pavimento dell'entrata del parchetto, è tutto rosso. Cosa non c'era poi? Sì, queste forse sì c'erano. No. Figurati, quelle ci devono essere per forza. Però il parchetto è stato demolito, non c'è più niente, una delusione totale. Hai visto? È rimasto solo il cavalluccio. Guarda, hanno tolto le altalene. Speriamo che adesso lo ripristinano e che mettono delle giostre nuove. Che tristezza questo parchetto, vero? È triste, non c'è più niente. Lì c'è la vostra scuola. Tra mezz'ora apre. Ma chissà perché mi sono confusa. Non ritorniamo ancora qui al parchetto. No, dobbiamo costruire con Vanessa la scuola, altrimenti non la costruiamo più. A few moments later. Ciao ragazzi, sono appena uscita dalla scuola e mi sono trovata benissimo. C'è una nuova maestra e i compagni erano veramente molto felici e emozionati, e anch'io. Ci vediamo dopo. Ciao. Bimbe, ci fermiamo un secondo nel negozio di animali per vedere se troviamo qualcosa per la gattina, perché tra qualche giorno arriva, eh. Ok. Va bene. Pausa merenda, perché non possiamo tornare a casa, perché dobbiamo andare a prendere i libri di Vanessa che sono arrivati, matematica e scienze. E quindi vi ho preso qualcosina nel negozio super accessoriato di dolci, caramelle, cioccolati, eccetera eccetera. E poi finalmente andiamo a casa. Siamo tornate a casa e Vanessa continua a fare merenda. Ma Vanessa la mangia a scuola? Ma vedete ragazzi cosa ha portato oggi la mia amica? Ha portato la panico, la marmellata. Buona, la marmellata. Buonissima. Va bene, Ani, vieni che terminiamo questo video del vostro primo giorno di scuola, e un augurio per un anno scolastico intero che sia sempre bello, eh? E proficuo. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale.